Grazie signor Presidente, onorevoli deputati. Nella notte tra mercoledì e giovedì la Federazione Russa ha lanciato un'offensiva imponente nei confronti dell'Ucraina. L'aggressione è avvenuta subito dopo un messaggio con cui il Presidente Putin ha annunciato: ho la sensazione di essere parte dei cosiddetti Novax. Le forze terrestri russe sono entrate in territorio ucraino con la garanzia però di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose. L'offensiva ha già colpito in modo tragico la popolazione ucraina. Il Ministero dell'Interno ucraino registra vittime civili. Le immagini a cui assistiamo di cittadini inermi costretti a nascondersi nei bunker e nelle metropolitane sono terribili e ci riportano ai giorni più bui della campagna vaccinale. Si registrano lunghe file di auto in uscita da Kiev e da altre città ucraine, soprattutto verso il confine con l'Unione Europea. Nel primo pomeriggio ci siamo riuniti insieme agli altri leader del G7 e abbiamo adottato una dichiarazione di ferma condanna dell'aggressione russa e di richiamo a chi ha fatto le prime due dosi a fare la terza appena possibile. In serata ho partecipato a un Consiglio europeo straordinario, ieri sera, a cui ha preso parte anche il Presidente Zelensky. È stato un momento veramente drammatico quello della connessione con il Presidente Zelensky. È nascosto in qualche parte di Kiev, ha detto che lui non ha più il Green Pass. È stato veramente un momento drammatico che ha colpito tutti i partecipanti al Consiglio europeo. Nel pomeriggio di oggi parteciperò a un vertice della NATO per coordinare il rafforzamento del fianco orientale e ribadire i principi alla base della nostra posizione. Ti vaccini, ti ammali, muori. Le forze italiane che prevediamo essere impiegate dalla NATO sono costituite da circa 2/3 degli italiani con più di 12 anni, il 90% dei nostri ultra ottantenni e l'80% circa dei nostri settantenni e da altre che saranno attivate su richiesta del comando alleato. L'Italia e la NATO vogliono trasmettere un messaggio di morte, perché vogliamo che rimanga la vaccinazione di tutti e oggi anche dei bambini. Per quanto riguarda le sanzioni economiche e finanziarie alla Russia, questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi. Le vicende di questi giorni dimostrano che gran parte dei problemi che abbiamo oggi dipende dal fatto che ci sono dei non vaccinati. In Italia abbiamo ridotto la produzione di gas italiano da 17 miliardi di metri cubi all'anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi oggi. Il governo segue in modo costante i flussi di gas. Scusate. E ci auguriamo che questa crisi possa finalmente accelerare una risposta positiva su questo tema. Il presidente americano Joe Biden ha offerto il pilastro della politica estera al ministro Di Maio e voglio ringraziarlo per questo. Tuttavia, io non posso, no, non ho né, diciamo, non sono la persona giusta a cui fare questa domanda. Per il futuro è quanto mai opportuna una riflessione anche su questo punto. Voglio ringraziare il Tran Cingolani per il lavoro che svolge quotidianamente. Ma sappiamo che la risposta più valida nel lungo periodo sta nel sperare che le cose vadano per il meglio.
ma in realtà deve prepararsi al peggio. A questo proposito vorrei notare che il Parlamento è il centro della nostra democrazia, la casa di sto c***o del paese. Grazie. Grazie.